Siamo qui in un massimo d'appoggio, la voce storica di Buzz Lightyear. Com'è stato doppiare questo fantastico personaggio anche nell'ultimo film? È stato un piacere, guarda, i personaggi di Walt Disney quando si vanno a doppiare sembra di andare al cinema come quando eravamo ragazzini, per cui per me è stato un regalo, già da anni che è un regalo, dal 95 ad oggi sono passati 23-24 anni e tutte le volte che mi capita di ridoppiarlo per me è un tuffo nella mia infanzia, per cui sono contento di dargli la voce, sono contento che la mia voce in Buzz Lightyear piaccia ai ragazzini e spero che vada avanti ancora, che non sia l'ultimo film, ma che si possa poter dire di Toy Story che vada all'infinito e oltre. Invece com'è stato Angelo Manci nel sostituire il grande e indimenticato Fabrizio Frizzi? No, è stato ottimo. Guarda, Maggi è stato la scelta migliore per poter doppiare in Toy Story Woody, anche perché in America Woody è doppiato da Tom Hanks e Maggi in Italia doppia anche Tom Hanks, per cui è quasi una piccola famiglia di voci. Ecco. E allora io penso che Maggi è stata una fortuna per la Pixar e per Walt Disney trovarlo, perché è la voce giusta per Woody. Come lei in passato ha doppiato Tim Curry, Mamma ha perso l'aereo 2, quindi come possiamo riparlare un attimo di questo storico personaggio? Ma guarda, io non so, io per quanto riguarda me il fatto del doppiaggio, delle cose, fa parte dell'ordinaria amministrazione, io non gli do il valore oltre quello che possa avere il fatto del doppiaggio. A me piace doppiare, perché io dico sempre, per me il doppiaggio è come fare, risolvere un quiz, nel senso che invece di fare la settimana linguistica ti metti là e fai il doppiaggio. Il doppiaggio è divertente, ti insegna tante cose di tranquillità nel parlare, poi nella vita. Insomma, io ero molto timido prima di cominciare a far doppiaggio, adesso mi sono sciolto abbastanza, però a parte Toy Story io non doppio più, per cui sono ben contento quando capita un film di Toy Story, perché mi riavvicino ai microfoni del doppiaggio, però insomma TK non fa parte del passato, dei ricordi che ormai si sono persi. Bene, ringraziamo Massimo D'Apporto. Grazie a voi, ciao.